Ciao e benvenuti su Necessary Pixels. Io sono Paolo, lui è Max e la settimana scorsa ci siamo dimenticati di dire che questo è il nuovo format dedicato alle novità. Tutte le novità minuto per minuto? No, tutte le novità no. Esce troppa roba su Steam. Qualche novità. Esatto, qua prometto di fare io una selezione nel richiedere novità che almeno mi ispirino. Un po' di novità. Perché su un po' di novità, perché su Steam esce tanta merda, no, voglio dire, tanti giochi ogni settimana di merda si esce veramente una badilata di sterco. Però devo dire che esce anche tanta roba interessante. Sì. Chiederemo le chiavi d'accesso anche a giochi fighissimi. Non ci andranno mai. Vabbè, non ci quindi vogliamo. Noi vi facciamo vedere i giochi belli che non sono mainstream. Si parte dal ballo e cominciamo con le cose tranquille. Ma per carità. Un giorno all'altro ci arriverà anche Doom 4. Ma per carità. Un giorno all'altro ci arriverà anche Doom 4. Sì. Quando lo compreremo, credo. Penso anch'io. Credo così avremo almeno altri 6 mesi di tempo. Questo è Skyforce Anniversary. Anniversary. Che cos'è Skyforce? Skyforce è un gioco dove si spara con gli aerei. Sei molto astuto. Ed è un gioco che io devo dire che sto giocando come un matto. Porca vacca! Sì, perché le novità voglio anche giocarle prima di farle certo. Vedere. E quindi diciamo che il come si chiama? Cerco di giocarmelo un po' cerchi prima. Di testarle. Poi, secondo me, quanto mi piace il gioco, a me come gusto personale lo giocherò di più o di meno. Anche perché se aspettate che io con tutti i giochi che devo vedere settimanalmente li finisca, puppa. Ecco. Cioè, aspettate le novità, certo. Le aspettate tra 6 mesi e non è un granché come format sulle novità. Quindi dico, almeno mi prendo un'idea del gioco giocandomelo per i cavolacci. Ci sembra giusto. Giusto? Esatto. Allora, io non so se in questo gioco ci sia il multiplayer. Noi ci proviamo, qual è il problema? E noi ci proviamo. Sei contento? Direttamente al terzo stage. Ma perché in realtà io posso partire anche dal primo se vuoi. Ma c'è una modalità insane adesso da fare. Anche no. Hai capito? È per questo che posso fare il secondo. C'è una modalità hard. Va bene, dai. Perché tu hai, ogni volta che apri uno stage, vedi, hai una serie di obiettivi. Sì. O qua non ne ho ancora fatti. Va bene. Ok. E qui ci sono tipo i nostri 4 obiettivi. Una volta che tu li hai fatti tutti, si sblocca la modalità hard con altri 4 obiettivi. Ok. Sono gli stessi, però. Certo. Una volta fatta la modalità hard, i 4 obiettivi, cioè, si sblocca la insane. Esattamente. Beh, già questo ti allunga parecchio la longevità del titolo. Molto, moltissimo, assolutamente. Tutto positivo. Proviamo. Proviamo. Io non so se ci sia il multiplayer in questo gioco. Noi ci proviamo. Al limite io guardo. Al limite tu guardi, o se vuoi lo prendi anche tu. Press A to join. Pring. Pring. Ok, come sei rosa. Come si spara? Si spara col grilletto destro. Oh, bene. Ok. O anche con A. Ovviamente la tua nave sarà già quella mia gradata, sì, assolutamente. Piri. Guarda. Quella cosa che hai preso che dice weapon upgrade perché... le armi si aumenta la cadenza di fuoco con quel bonus. Ok. Weapon upgrade. Ok. Il gioco è questo e devo dire che è molto ben fatto. Tra l'altro aumenta sia la mia che la tua. Ah, bene. In realtà il multiplayer è fortissimo perché da quello che sto vedendo praticamente raddoppia la potenza di fuoco e basta. È una cosa ottima. Mi stai dicendo che ci metteremo un sacco di più, quindi, per giocare a questo gioco. non domani neanche da solo, grazie. Oh, qua c'è un ostaggio, sì, ci vedo sopra, sto fermo. Ah, bisogna stare lo fermo. Lo salvo. Assolutamente, perché richiede del tempo salvarlo stagio. Ok. Ho fucilato una torre, non so perché. Punti? Ah, te sono lo dico solo io, punti. Perfetto. Punti. Ho eventualmente a volte dei bonus, tipo delle cariche per l'arma che vedi in alto a sinistra, che... l'arma in alto a sinistra ci fa il laser, perché io ho acquistato il laser. Laser! Ci potrebbe essere anche lo scudo, ci potrebbe essere anche la mega bomba, che però non ho ancora avuto i soldi per comprare. E come si fa? Come si usano? Quando avrai delle come si chiamano? Delle cariche, si useranno premendo Y. Ok. La barchetta è un'altra roba da pre che si può distruggere, perché a volte molla dei bonus. Tu fai pure quello, io faccio le barchette. Hopla! Le missioni sono sempre le stesse, sono salvare tutti gli ostaggi. Certo. Quello lì è una carica della Triforza, come la chiami tu, è una carica del laser in questione.
salvare, diciamo, tutti gli ostaggi, uccidere il 70% dei nemici, uccidere il 100% dei nemici e finire il livello senza aver subito neanche un danno. Oh yeah. Che finora direi che... Io sono ferito. Ah sì? Io ho preso qualche colpo. Ah ok. Ma perché in realtà, per se vuoi giocare per finirlo senza fare danni, non ti preoccupi di uccidere tutti. Ah ok. E ti preoccupi di più di schivare, e in certi stage in cui in realtà hai tanti nemici, a volte alcuni che ti sfuggono, vai dentro di scocca. Ah, okay. Ci va la culo, crepa, devi crepare. Capito. Tu hai preso un missile sulla faccia adesso. Ah, non me ne sono neanche reso conto, figurati. Ci vuole quindi molta attenzione come gioco, perché a volte... Ma non c'è un... piccini. Non ho notato il feedback. Il feedback sul controller? No, non c'è il feedback sul controller. Ho capito. Niente feedback sul controller. Tu inizi ovviamente con uno sparetto delle balle, lo sparo laterale è un'aggiunta. Come si chiama? Che ho comprato, così come la potenza dello sparo centrale, così come i missili che vedi uscire dalla nostra cosa ogni tanto, sono tutti upgrade che. Tu fai con la destra, che faccio? Sì? Tu fai con la destra. Facendo con la destra. Sì, ho detto destra, ma ho pensato sinistra, quindi perfetto. Forse su mia. Laser però. Così faccio vedere anche il laser. Giusto. Manco, guarda che roba, madonna che esplosione, è bellissimo, anche graficamente. È molto bello, vero? Porca vacca. L'ho trovato molto molto gradevole. Sì. E devo dire che devo ancora capire, e però lo capirò soltanto quando arriverò alla fine. Sì. Al momento quello che ho notato è i power-up influiscono veramente tanto, sì. Al punto che delle missioni difficili diventano facili dopo che hai fatto un po' di power-up. Devo capire quanto questo rende il gioco semplice. Ok? Cioè se basta in realtà fare 30 volte la prima missione per upgradarsi di più e quindi poi avere missioni più avanti più facili, sì. Oppure se sia sufficiente, se si possa andare avanti tranquilli, sì. Senza aver bisogno di farmare punti esperienza. Gli upgrade, okay? Li acquisti con le stelline? Esatto. Ok. Abbiamo preso 590 punti upgrade. Ho capito. Adesso ti faccio vedere l'hangar. E là? Abbiamo fatto di tutto tranne quello di essere intonsi. Intonsi. Sì, intonsi, perché ovviamente siamo stati menati entrambi. Giustamente. C'è anche. Diciamo, questo è l'hangar, che ci fa vedere tutte le cose comprabili. Vedi che ogni cosa è potenziabile. Sì. Io potrei sbloccare lo scudo di energia o comprare più missili, più robe, più cose. Ok. Ma non li prendiamo. Ma certo che li prendiamo, non scherzare. Ah, ecco, dicevo. Certo che prendiamo. C'è anche il torneo. Ogni weekend c'è un torneo al quale tu puoi partecipare per gareggiare. Non credo vincere niente, ma fare dei punti classificati. Essere quello che sarà più lungo. Più lungo, esattamente. Esatto. Perfetto. Vediamo lo stage 7. Vediamo lo stage 7. Ecco, questo è forse l'unico difetto che secondo me c'è in questo gioco. Che è la. Per il momento, sempre che non si sblocchino mille altri mondi dopo, sì. Ok? E la scarsezza della varietà delle ambientazioni. Ah, sì, no, è sempre la stessa. Fondamentalmente è sempre la stessa. Cambiano i nemici cambiano, sono abbastanza vari. Mentre l'ambientazione è sempre la stessa, questo è un po' un peccato, devo ammettere. Sai cos'è? Che da quello che vedo sembra un'unica grande missione suddivisa in tante sottomissioni, quindi. Sì, assolutamente, assolutamente. Però niente di vietare di darci un'altra missione a un certo punto. Chiaro. Non era una cosa impossibile. Però devo dire che a parte questo è proprio un giochino molto divertente. Se il vostro scopo nei giochini di questo tipo non è quello di vedere mille milioni di ambientazioni diverse, è una buona scelta. Sì. Vedi, questo è il classico momento in cui dici mi schianto e lo porto con me e quindi rinuncio al 100% di vita o vado a prendere il 100% di nemici? Dipende cosa ti manca. Ok. Perché poi in realtà delle cure ce ne sono abbastanza in giro, quindi... È una domanda che ti volevo fare, non bisogna farle per forza tutte nella stessa missione. No, quella è una cura, per esempio. Se sei ferito, la prendi e ti rigenera un po'. No, non bisogna fare, si possono fare anche una alla volta. Ah, boh, perfetto. Anche perché ad esempio ti posso dire che la missione fare il 70% dei nemici è molto facile. Ah. Ce la fai quasi sempre al primo try, la fai. Perché devi proprio giocare a evitare tutto per non farla. Se no in genere quello che ti compare davanti che non puoi evitare è il 70% dei nemici.
carino che non diventi. Non, hanno scelto di non fare. Non avere la strada del balletel. Sì. Anche perché ultimamente su questo tipo di giochi sembra che tutti si stiano buttando su quello. Secondo me perché ne stanno importando veramente tanti tipo dal Giappone. Sì, ma sto vedendo proprio anche una concentrazione sul gioco difficile uguale balletel in questo genere di giochi. Invece non è necessario. Anche sono arrivati 6 milioni di nemici adesso però. D'avviso perché stavo notando. C'è gente che adesso comincia a rompere le balle. Però vedi, adesso sono tanti, ma non c'è macello sullo schermo. Non c'è il panico del oh mio Dio dove mi metto perché sennò mi colpiscono e muoio in due secondi. No, no, certo, per carità. Non, puoi schivare tutto, questo gioco effettivamente è fattibile. Non ho bisogno di morire 47 miliardi di volte per. Per capire dove sono. Necessità di un po' di vita. Tranquillo. Avevo vagamente necessità di un po' di vita. Yeah. Ok. Sì. Chain Lost vuol dire che ne è scappato uno. Weapon upgrade, e vai. Poi ovviamente ci sono anche gli upgrade come il magnete. Che ti permette di prendere al volo le stelline che ti si avvicinano, di varia potenza, eccetera, eccetera. Altri upgrade, vabbè, l'upgrade classico sulla vita. Upgrade originali ne hai incontrati fino adesso? No. O in tutto gli upgrade sono tutti accessibili dall'inizio, perché tu abbi i soldi, quindi non si sbloccano col tempo. Ok. Sono, puoi comprare subito tutta la vita del mondo e essere una corazzata che non fa danni. Anche se è una scelta poco saggia. Certo. Ecco, un'altra cosa che sarebbe secondo me possibile stato migliorare in questo gioco è in questo momento gli upgrade devono crescere più o meno tutti assieme. Mm. Ok? Più o meno. Non c'è possibilità di fare con gli upgrade delle decisioni tattiche. Mm-hmm. Cioè scelgo di investire su una cosa piuttosto che sull'altra. Sì. Non rilevante, mettiamola così, perché crescono il costo cresce in maniera esponenziale. Quindi rispetto a comprare un upgrade sui missili, ti conviene comprare 3 upgrade sulla vita se sei indietro con quello. Uh-huh. E quindi in realtà fai tiri su tutto più o meno assieme. Uh-huh. Una volta gli dicendo, esatto. Come al solito. Che è un po' un peccato, a parte vabbè, ad esempio io che non uso granché gli scudi, queste cose qui, quindi non l'ho preso, e neanche la mega bomba che è piuttosto cara, non ho ancora avuto. Non ho ancora sentito la necessità, non sono ancora finito in situazioni così caotiche da dire ho bisogno di avere la bomba. I missili invece sono una figata. I missili sono una figata perché fanno tutto da soli. Sì, loro partono a cercare qualcosa e gli fanno un milione di danni. E adesso immagino ci sia il boss. Io credo che ora ci sia il boss. Che sia quell'enorme carro. Credo che sotto stia arrivando il boss. Bella. Quanto te la meni. Però devo dire che la grafica è veramente molto carina. È veramente poco varia, ma molto molto carina. Fatta davvero bene. Aia. Io sono smorto. Una vita? Una vita, sì, certo. Se arrivi a zero, si è fottuto. E beh, un po' di difficoltà ci deve essere, mamma mia. Giustamente. Come hai detto che è il laser? Y. Sono morto anch'io. Bravo, però ho usato il laser in maniera propria. Porca paletta, ma è veramente figo. Carino, vero? È veramente un sacco figo. Guarda, abbiamo fatto anche un 2 achievement, così. Perché ovviamente per andare avanti nel gioco devi avere sia la missione precedente risolta, in questo caso non è risolta, ma sia anche un numero di medaglie. Ok, io devo avere altre 7 medaglie per sbloccare questo. Chiaro. E altre 7. 7 per sbloccare anche questo, che sarà l'ultima missione, immagino. Che credo sia l'ultima missione. Ok. Esatto. Sì, perché erano tutte visibili dall'inizio, quindi non c'è motivo per cui non sia questa l'ultima missione. Molto bene, torniamo alla schermata iniziale. Piaciuto un sacco. Carino, davvero, vero? molto è vero molto che merita, che è interessante. Possiamo dire che magari non è particolarmente originale, ma quello che fa lo fa bene. No, non è particolarmente necessario, sono d'accordo con te, però devo dire che è a 9,99€ su Steam. Secondo me, se vi piace questo tipo di giochi, li vale tutti. Assolutamente sì. È raro vedere un gioco che sa di non essere appunto originale, sa di non proporre niente di nuovo, ma si concentra su quello che vuole fare e lo fa bene.
lo fa con tutti i crismi, lo fa senza cali di frame rate, senza impazzire con grafiche che devono essere tutte strane. Questa è la grafica, è molto semplice, ma è funzionale. Si capisce tutto, è tutto totalmente leggibile. Sì, è molto, è una cosa che ho apprezzato veramente tanto, e difatti me lo rende molto piacevole da giocare. Se c'è una cosa che io non sopporto negli shooter a scrollimento, a scrollimento, che bello! A scrollimento, ho detto, che cazzo ho detto? gli shooter a scorrimento verticale. È proprio che quando è tutto molto confuso, sì. Quando non distinguono i proiettili dei nemici, i nemici dallo sfondo, i nemici dei proiettili dallo sfondo, da me, eccetera, eccetera. Esatto. Mentre qua devo dire che hanno fatto una scelta grafica molto tranquilla, ma chiarissima, che lo rende più divertente da giocare. E il fatto anche che non sia frenetico con il fatto che io muovo un attimo la levetta e mi ritrovo a Kathmandu. No, i controlli sono gestiti veramente bene. Sono precisi al minimo. Sono gestiti veramente bene. Come dicevo, poco ma benissimo. Davvero sì, benissimo. Sì. Complimentoni. Un gioco. Se diamo voti? No. Non diamo voti. Che ce ne fregano dei voti? Che ce ne fregano dei voti? IGN? No. E allora? Che ce ne fregano dei voti? Assolutamente. Va bene. Grazie per averci seguito. Noi ci vediamo venerdì prossimo con le novità. Allora, in realtà noi stiamo registrando questa cosa qui, stiamo registrando questo episodio prima di scegliere quando pubblicare le novità. Probabilmente venerdì prossimo, ma forse no. Voi quando avete visto questo episodio, la settimana prossima ce n'è un altro. Ma forse con tutte le novità che dobbiamo fare ce ne sono di più. Non è detto, hai capito? Ci vediamo la prossima volta con le novità. Ciao.